preview file. This is a preview file. Allora, siamo qui con Renato Paretti per raccontarvi una storia bellissima, una storia originale e che è la storia dei primi tre dischi di Roberto Vecchioni, che Renato in pratica ha prodotto e ha condotto artisticamente per parecchi anni. Però io quello che vorrei sapere da Renato, prima di tutto, tanto ciao Renato, ciao. Ciao carissimo, ciao a tutti. Vorrei sapere intanto come vi siete conosciuti tu e Vecchioni. Allora noi, guarda, ci siamo conosciuti all'aeroporto di Linate, si chiamava Aeroplog di Linate, durante il servizio militare. Io ormai ero nonno prossimo all'uscita dal servizio militare, lui arrivò invece come burba, cioè come novellino, e arrivò assieme ad uno che faceva il mio assistente. Per cui io, incuriosito dal fatto che ci fosse un tal Roberto Vecchioni, che io peraltro, amante della musica, avevo già conosciuto attraverso due canzoni splendide, Sera, cantata dalla Gigliola Cinquetti a Sanremo, e Tu non meritavi una canzone, cantata da Fausto Leali. Ho chiesto a questo mio amico Burba, il mio assistente, gli ho detto: senti, tu mi devi mettere in contatto con Roberto Vecchioni, perché voglio conoscerlo. E così lui combinò l'incontro, e io gli feci ascoltare sull'organo della basilica lì che c'era all'interno dell'aeroplog, della chiesetta, mi fece ascoltare per la prima volta Donna Felicità, che ai tempi non si chiamava ancora Donna Felicità, ma Senza Felicità Non Voglio Stare. E così siamo diventati amici, perché lui ha detto: forte questa canzone qua, ti faccio sentire anch'io un po' di roba che ho fatto. E mi ha fatto sentire Lucia San Siro. Capisci che... Ma Lucia San Siro, io penso che sia una delle più belle canzoni scritte da un cantautore che ancora oggi io, quando sento quella canzone, no, è qualcosa di magico, perché sono quelle canzoni che, anche se le hai sentite due milioni di volte, ogni volta che arriva Ridammi Indietro la Mia 600, cioè quel momento lì, non mi viene da piangere, perché mi prende una... ti porta veramente, capisci, cioè quando dice scrivi Vecchioni, è bellissima, cioè musicalmente, ma ha fatto tutto lui questo... Dunque, guarda, che io sappia, in quel periodo lui collaborava con Andrea Lovecchio, non so se l'hanno fatta assieme, se l'ha fatta da solo, questo non te lo so dire. So che lui non sapeva suonare la chitarra, per cui aveva due o tre accordi che conosceva, no? E quando si metteva, ma ancora adesso non la sa suonare, quando si metteva lì e cominciava, hanno ragione, con questa sua voce un po' piagnucolosa, perché all'inizio era molto piagnucolosa. Sì, no? Sì, sì. A questo proposito poi voglio leggerti una dedica che fece il papà di Roberto allo stesso Roberto sul primo album che io... No, leggila subito. La leggo subito. Sì. Mi permetti anche un paio di occhiaie, sì, che scrivevano in piccolo una volta, però è troppo bella, guarda, questo è l'album di Roberto. Figlio mio, se devo essere sincero, di tutto quello che c'è qui dentro ho capito ben poco. Non è poi così grave, perché io mi occupo di stoffe e se tu non fossi quello che sei per me, non ascolterei mezza canzone delle tue. Oh certo, parli di una donna e parli di te, perché di altro non sai parlare da quando sei nato. Ma preferisco Dante e Beethoven, tu mi piaci un po' di meno. Stai sempre a lamentarti di tutto quello che succede a te, e non hai una parola per il mondo, per la gente, per quelli che lavorano e sono normali. E per questo solo, forse, già tanto meglio di te. Una cosa sola ti ammiro. Combatti una battaglia perduta. I tuoi valori sono stati dimenticati da troppo tempo. Tu credi e oggi non bisogna credere. Bisogna prendere. Tu ami e oggi bisogna essere amanti. Tu hai Dio e un desiderio infinito di ordine. Oggi vince chi l'ordine lo sovverte. Ecco, forse solo per questo ti ammiro.
sei controcorrente con la tua generazione e la tua battaglia è perduta. Secondo me ti ha fatto male la laurea in lettere antiche. Gli avvocati e i ragionieri pensano al loro mestiere e raramente si sognano di essere al centro dell'universo. Comunque, fra i tanti, a me non è capitato il più stupido. Fantastica, ma senti, ma è stampata questa sul disco? È stampata sul disco. Beh, veramente un padre fantastico. Io ho conosciuto il papà di Roberto e siamo andati anche a pescare insieme, se devo dire. Era una persona splendida, migliore del figlio, perché era uno che aveva avuto il problema di doversi realizzare attraverso un lavoro, mentre Roberto nasceva già ricco, capito? Lui viveva in una casa strepitosa di Piazza della Repubblica, l'argento gli mancava, arrivava a militare con la 124 Sport. Ma perché lui era di buona famiglia, molto buona. Senti, Renato, parliamo un attimo di questo primo disco. Prima di tutto, perché la Ducale, che era una piccolissima etichetta? Allora era l'etichetta che collaborava con le edizioni Chappell, io lavoravo alle edizioni Chappell, feci ascoltare queste canzoni che mi aveva fatto ascoltare Roberto al direttore artistico di questa Ducale e lui ne fu entusiasta, anzi promise una promozione fantasmagorica, come succedeva ai tempi, che poi di promozione al fine. Però Roberto era già considerato un cantautore di nicchia, per cui ebbe dei passaggi notevoli sulla radio nazionale, non ebbe magari dei passaggi televisivi. Ti posso citare alcuni titoli: Lui se n'è andato, Povero ragazzo, Io non devo andare in via Ferrante a Porti, una canzone simpaticissima dove lui si incazza con un ragioniere che faceva il filo la sua Adriana, quella di Lucio San Siro, per cui Speranza l'abbiamo scritta insieme, poi c'è Luci a San Siro, Il tamburo battuto per la cruna di un ago, scritta ancora insieme, Parabola e Cambio gioco. Senti, è un album. Vedo che la formazione è una formazione importante. Vedo, vabbè, Vecchioni voci, Gigi Cappellotto, un grande bassista, Tullio Tepisco, batterista di primo ordine, Massimo Luca, altro chitarrista acustico di grandissimo livello, tutti i dischi di Battisti, ricordiamolo, perché Massimo Luca. Sì, lo so, Franco Cerri, Franco Cerri e Sergio Parisini, che è stato, diciamo, questo Sergio Parisini è stato un tuo collaboratore fin dall'inizio, era un bravo maestro, no? Era un maestro di ordine, credo, no? Guarda, bazzicava la Chappell, quando appunto io ero autore in esclusiva della Chappell, e devo dire che lui aveva una conoscenza della musica molto approfondita. Era anche un ottimo pianista, e lo è tuttora, tant'è vero che fa serate ancora in giro. E mi ricordo che è stato lui a farmi conoscere Debussy, che all'inizio mi sembrava una cosa tanto strana, ma poi me ne sono innamorato in una maniera. Debussy, capito? Senti, questo disco dove è stato registrato? È stato registrato in via Podgora al 12B, nello studio di registrazione ad Alberto Trevisani. Ho fatto anch'io tanti dischi lì e ne hanno fatti anche i Nuovi Angeli. Uno studio piccolissimo al primo piano di una palazzina d'epoca, in via Podgora. Ma via Podgora, sai chi ci stava anche? Il maestro Buffoli. Quando raccoglieva le canzoni per Mina, lui aveva l'ufficio lì, sai che Buffoli, maestro Buffoli. Mi sto sbagliando, via Podgora è dietro il tribunale. È dietro il tribunale. No, allora sì. Non c'entra niente. Non c'entra niente. Senti, allora, e in Basilica. In Basilica riascoltava i pezzi lui. Sì, anche in questa via, adesso non mi ricordo. Senti, comunque siamo nel 1971, per cui questo disco esce nel 71 e allora c'era anche l'abitudine di fare un album ogni anno, no? Perché diventa ogni anno. Infatti nel 72, tac, arriva Saldi di fine stagione, copertina di Tallarini, un altro album molto molto difficile, i cui testi sono comprensibili solo a persone che hanno una certa cultura, e che io produssi per Roberto. Ma tu lo sai che questo disco qua, io allora frequentavo anche la numero uno. A un certo punto arrivo una mattina in numero uno e vedo sul banco della reception
questo, la copertina di questo disco. Ah, sì? Dico, che strano che sia finito quella numero, chissà chi è che l'ha voluto sentire, ma evidentemente, sai, queste cose, c'era molta incuriosità all'epoca, anche in etichette che potevano sembrare totalmente lontane dalla Ducale, come poteva essere la numero. Senti, questo secondo disco voi l'avete fatto con lo stesso tipo di concetto, con gli stessi musicisti, o avete cambiato formazione? Se ben ricordo, sì, è sempre stato fatto nello studio di Trevisani, sempre col maestro Parisini agli archi, eccetera. Io collaboravo per gli arrangiamenti ritmici. Qui vedo che arriva Mauro Paoluzzi e Pachi Canzi. Bravo, perché loro due poi hanno cominciato a collaborare con Roberto anche negli album che sono arrivati dopo di questo. Dove io non ero più il produttore, diventarono loro i produttori, tant'è vero che poi Mauro Paoluzzi lo portò al grandissimo successo di Samarcanda. Senti, ma mi sembra che in questo disco, non so, qual era la canzone che ha lasciato Fratelli. Fratelli? Era Fratelli, e poi c'era questo I pazzi sono fuori, che abbiamo scritto insieme, musica mia e testo suo, che poi diventò, con un altro testo, una canzone cantata da Leonardo che si intitolava Giramondo. Pensate.